Mi scusi, signora presidentessa, la speaker della casa sulla 1. Prendi un messaggio. Oh, vieni qui, sono così fiera di te. È così eccitante, finalmente la cappa cambierà e inizia tutto con te. Il maggior cambiamento sarà evitare di essere uccise da un serial killer. È di questo che ti devo parlare. Non sappiamo chi è il killer, ma sappiamo che è collegato alla casa. Se Red Devil sta uccidendo le cappa, vuol dire che qualcuna di loro sa qualcosa di importante. Dobbiamo scoprire cosa. Un pigiama party. Che hai detto? Due cose succedono sempre in un pigiama party. Un'esperienza lesbica e dei segreti vengono svelati. Oh mio Dio, è un'idea geniale. Possiamo creare situazioni e scenari, sono sicura che abboccheranno. Come giocare a obbligo verità. Sarà il mio primo atto come presidentessa. Le chiudiamo dentro stanotte e scopriremo qualcosa. Posso avere la vostra attenzione? Le capo stanotte faranno un pigiama party. Cosa? Che orrore, no! Sì! Sarà fantastico! Ci chiudiamo qui dentro per giocare un po', per conoscerci. Ma che stai farneticando? Non abbiamo 10 anni! Sta zitta, Chanel! È una bella idea. Un pigiama party sarà divertente. Faremo il gioco della bottiglia. Cosa? Hai sentito? Voglio fare il gioco della bottiglia. Ci giochiamo. Che ti dicevo? Tutte le lesbiche vengono pettine. Sì, beh, forse il gioco della bottiglia va bene, ma non credi che iniziare con obbligo o verità sarebbe molto più divertente? No. No. Faremo un pigiama party e prima di decidere di fare altre cose faremo il gioco della bottiglia. Votiamo. Chi è a favore del pigiama party? Bene, è deciso. Faremo un pigiama party. Mettete tutti il pigiama e venite qui alle 5, ok? Perché il gioco della bottiglia? Non ci sono i Dicky Dollar Scholars qui!